rumore che mi permetto di dire che è fantastico. Convieni? Converrò, non so, mi verrà da dire che converrò. Ci dà tutto ciò di cui abbiamo bisogno e anche i ragazzi ci acclamano. La silenziosità del motore. Il motore è silenziosissimo. Diciamo, questo rumore? Pensa alla concomitanza, Sono rumori. Sta staccando una ruota. Sono rumori normali. Ecco. Ma veramente? E com'è possibile? Se ti dico che è possibile, te ne dico una. Questo è un automobile di rappresentanza. Un'automobile che effettivamente ti colloca a un livello sociale effettivamente superiore alla media. Lo si evince solo all'ingresso nell'autovettura. Sì. Ma che sta di a testa di cazzo? Sto scherzando. Cosa costa comprare una macchina così? Cioè, cosa costava? Cosa, sì, una macchina così. Cioè, 20 anni fa costava? 60 milioni in lire. O non è una vergogna? Cose da pazze. Ok. Secondo me la proporzione sono i 60.000 euro di oggi. Andiamo bene! Adesso ha un valore di 3.000 euro. Sì. Il lettore CD, il computer di bordo, clima bizona, vetri elettrici, la cassetta. È un investimento averla e tenerla, di fatto. Il proprietario è fiero. Il proprietario, che è lui, è fiero, vabbè, ma lui è fiero di tutto. Adesso siamo nel comune di Imola. Per farvi capire dove ci potete trovare se volete fare recensire le vostre macchine da noi. Rubrica senza peli sulla lingua. Bravissimo, senza peli sulla lingua. Momentaneamente.